Sostenibilità, è questo il nuovo riconoscimento per il Leonardo da Vinci. L'aeroporto, infatti, è stato premiato oggi dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. Il premio che riceverà oggi l'aeroporto di Roma è una testimonianza di come si possa gestire un aeroporto così complesso come l'aeroporto di Fiumicino, ma tenendo in estrema considerazione tematiche importanti come la sostenibilità e il risparmio energetico. A consegnare il prestigioso attestato all'amministratore delegato di ADR Marco Troncone, il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, alla presenza anche della sottosegretaria al turismo Lorenza Bonaccorsi. La cerimonia è avvenuta inoltre in concomitanza con l'apertura dei voli extra Schengen. La sua nomina come nuovo amministratore delegato di aeroporti di Roma è arrivata in piena emergenza coronavirus. Eppure oggi questo importante riconoscimento. Qual è stato il segreto di Aeroporti di Roma? Ma il segreto è stato da una parte duro lavoro, ma questo lo darei per scontato. Il segreto in realtà è essere stati messi in condizione, diciamo, di esprimere questo lavoro e di esprimere questo impegno. È una storia che parte da lontano, ma non da così lontano. Sono 8 anni che lavoriamo in un contesto di regole chiare e idonee per sviluppare investimenti, per ammodernare l'aeroporto, per espanderlo, per portare il livello di servizio di qualità a livelli di eccellenza. E non è un caso quindi che oggi l'aeroporto è per il terzo anno consecutivo il miglior aeroporto come qualità erogata ai passeggeri in Europa. E oggi abbiamo un riconoscimento anche sul binario della sostenibilità, che è diventato anche qui una stella polare, un perno centrale della nostra strategia. Lei ha detto che questo riconoscimento è solo un inizio, non è un punto di fine. Progetti futuri? Sì, è una tappa, diciamo sono ormai 4-5 anni, quindi un punto di inizio forse c'è stato tempo fa, è una tappa importante, ci dice che siamo sulla rotta giusta. Ma naturalmente molto ci aspetta su tutti quei binari di cui abbiamo parlato, quindi diciamo gestione efficiente dei rifiuti, riciclo, riutilizzo delle plastiche, abbattimento dei consumi di acqua e di energia, abbattimento delle emissioni gassose. Ecco, su questo noi dobbiamo continuare a migliorare, siamo in un momento di importante, di buona performance, ma dobbiamo continuare a migliorare. La vera sfida, io credo, sarà non solo migliorare su queste metriche, ma in particolare guardare a degli progetti di sviluppo che mirino all'abbattimento anche del consumo del territorio. Già oggi abbiamo una metrica che ci premia, mezzo metro quadro per passeggero è un consumo responsabile e minimo del territorio. Naturalmente noi siamo qua per lavorare per il futuro, i progetti di sviluppo infrastrutturale dovranno consentire all'aeroporto di fronteggiare e gestire bene la crescita del traffico futuro, ci saranno quindi delle espansioni, il nostro obiettivo è ridurre il minimo il consumo del territorio anche per le future espansioni.